immediatamente il combattimento successivo ed eccolo, è lui. Parliamo di Zevat Poturak, il potente bosniaco che abbiamo visto precedentemente battere Riccardo Van de Bos. Sale sul quadrato e affronterà lui, The Train, Umberto Evora, che ha battuto con un knockout davvero spettacolare il suo avversario Vaclav Cilar. E siamo al centro del quadrato, sinistra del teleschermo, Umberto Evora, The Train. Destra del teleschermo invece Poturak. Primo round. In linea bassa subito Evora. Jab, Poturak avanza, sta cercando la distanza probabilmente. Vediamo una fascia intorno alla gamba destra di Evora, probabilmente uno dei colpi subiti nel precedente incontro. Nuovamente cerca il bersaglio grosso, Evora attacca subito, non perde tempo, ma compostissimo Poturak non si è fatto cogliere impreparato. È alle corde in questo momento Evora. Jab e poi low kick in calcio in linea bassa di Poturak. Parte con un gancio larghissimo Evora e poi fugge via. Linea bassa forte, low kick di Poturak. Molto concentrati entrambi gli atleti, ma Poturak lo vedo con una marcia in più in questa fase. In linea bassa e poi sta pressando da vicino Evora, che comunque non è atleta da sottostimare perché ha questa zampata improvvisa che già prima ha impressionato il pubblico di Milano con questo KO subito fulminante corpo a corpo. Colpo un po' largo da parte di Evora, poteva colpire la nuca, colpo vietato nelle regole del K1. Attacca Poturak, linea bassa Poturak, ma subito il jab di Evora, corpo a corpo, ci prova con le braccia, smanaccia un po' Evora e probabilmente mette giù male la gamba. In questo momento è in difficoltà il portoghese, sta boxando testa bassa, l'arbitro non apprezza e infatti immediatamente Miroslav Pavel lo richiama. Low kick di Poturak, replica nello stesso modo Evora, ma blocca l'attacco il bosniaco che sta avanzando. In linea bassa nuovamente Poturak, immediata la risposta di Evora, ma alta la guardia del bosniaco. Nuovamente alle corde Evora, in difficoltà, è partito con un uppercut enorme, pugni molto larghi da parte di Evora, vanno tutti a vuoto. Sicuramente è in difficoltà il portoghese di fronte al roccioso Poturak. Sta aspettando qualcosa il portoghese, probabilmente non ha ancora colto qual è il punto debole di Poturak. In linea media Poturak ci prova e va nuovamente a vuoto. Molto mobile Poturak. All'attacco Evora, si abbracciano, nulla di fatto. Termina il round, una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con Evora Poturak. Semifinale Poturak Evora, Mazda Palace di Milano, Carlo Di Blasi al microfono, in pantaloncini neri il bosniaco Poturak, neri con banda rossa il portoghese Evora. Si affrontano, siamo al secondo round, all'attacco Poturak, sta pressando Evora. Cerca di schivare Evora e poi rientrare con pugni un po' larghi, mentre è molto ben chiuso nella sua guardia il bosniaco Poturak. Controlla quindi il combattimento con grande serenità, mentre Evora è più in difficoltà, subisce qualche colpo, niente di grave ovviamente per il momento, ma si capisce che Poturak sta costruendo il suo match con grande determinazione. Adesso è il high kick, il calcio in linea alta di Poturak.
alle corde. Evora ne esce con uno scambio a due mani. In linea bassa, low kick di Poturak. Ancora un low kick, interno coscia, sempre di Poturak, alle spese del portoghese Evora. Sempre a vuoto con i suoi colpi Evora. Ricordiamo però The Train, Evora è pericolosissimo perché ha delle, veramente dei colpi molto duri, ma in questo momento non è riuscito ancora a piazzarne uno alle spese di Poturak, mentre l'accelerazione di Evora coglie il bosniaco, ma si ripropone sempre nella stessa posizione, guadagna prima il centro del ring e poi lo mette alle corde, ed è nuovamente alle corde Evora contro Poturak, che aspetta Sornione il momento valido, va a vuoto con un pugno molto largo Evora. Sta costruendo bene il match Poturak. Attacca, cerca il fegato, scivola Evora. Si rialza. Da segnala che nella caduta probabilmente si deve essere stirato, è successo qualcosa, segnalava la gamba al suo angolo. Abbiamo visto in questo match Evora non essere più l'atleta dei quarti di finale, più insicuro nelle sue posizioni, è sempre sulla difensiva, mentre Poturak, un vero bulldozer, va avanti. Ed ecco l'attacco di Poturak, si abbracciano, fa un po' di ostruzionismo Evora. In linea alta Poturak. Gira bene sulle laterali il bosniaco, manda fuori misura Evora, ora in linea media, colpisce al corpo Poturak e termina il round, il secondo round del combattimento, valido per la semifinale di Octagon. Li vediamo negli highlight, lo smanacciare di Evora, mentre più preciso sia nelle schivate che nelle tecniche Zeman Poturak controlla gli assalti del suo avversario. E siamo al terzo e ultimo round. In linea bassa Poturak. In linea alta con un calcio circolare Poturak, che mantiene sempre l'iniziativa sul ring. In linea bassa ma va vuoto Evora, e ora è alle corde. Sta aspettando a sganciare il suo colpo migliore Poturak. E parte in linea media, lo afferra la gamba, tecnica non corretta, perché nelle regole del K1 si può afferrare per buttare via subito la gamba, non per trattenerla. Infatti in questo momento però abbiamo un colpo di scena, perché viene chiamato il medico, c'è un intervento su Evora che probabilmente si deve essere tagliato all'arcata sopraccigliare. Ed è finita, il medico ha sancito lo stop per Evora, l'applauso va a Poturak, che in questo modo si qualifica per la finale battendo il portoghese The Train Evora, un portoghese che è stato un po' l'ombra di se stesso rispetto al combattimento